Questo episodio è offerto da Questavern Brandy, a tutta birra. È un nuovo libro game recentemente pubblicato dalla casa editrice Infinity Mundi, che si occupa specificatamente del rilascio di libri game in formato digitale. Si tratta del primo volume di una saga di genere fantasy demenziale, che vede protagonista una taverna molto particolare, Questavern appunto. In Questavern non vengono serviti né cibi né bevande, bensì eroi. La saga sarà composta da avventure autoconclusive, nelle quali diversi eroi potranno affrontare la stessa missione oppure incarichi del tutto nuovi, rivelandone aspetti nascosti. In questo primo volume, ad esempio, vestiremo i panni di un'arciera mezzelfa di nome Brandy, che ha l'arduo incarico di salvare una principessa rapita da un drago. Come intuirete già dal nome, se alza il gomito non lo fa solo per scoccare le sue frecce. La storia è una chiara parodia dei cliché fantasy, basti pensare che affronteremo una gara di indovinelli contro un gollum messicano, di nome Smeagol. Il resto lascio a voi a scoprirlo, preparatevi davvero a vederne delle belle e a incontrare i personaggi più assurdi e disparati. La tensione ha fatto accelerare il battito cardiaco di Mark, ma ormai è deciso. Mark balza in piedi e si dirige correndo verso la porta seminascosta nel buio. Appena entra nel negozio, due mani sbucano dall'oscurità e lo afferrano per il giubbotto, trascinandolo lontano dalla porta. Mark sente il rumore di una raffica e i proiettili che passano proprio dove si trovava un istante fa. «Questi non sono i soliti desperados!» borbotta Long Jake, osservando la scena da una finestra crivellata di colpi. «Sono gli esploratori di una banda organizzata che ha intenzione di saccheggiare questa zona ed impadronirsene! Non vedono l'ora di mettere le mani su quella ragazzina!» E indica con un cenno del capo la ragazza dall'aria spaurita, che Mark vede rannicchiata in un angolo. «Cosa vogliono da lei?» Ma prima che Long Jake riesca a rispondere, un bagliore accecante illumina la stanza e un secondo dopo si scatena una spaventosa esplosione. La porta di servizio viene scaraventata verso l'interno ed un'ondata di calore travolge Mark e lo getta a terra. Stordito dall'esplosione, si rialza barcollando e cerca di prendere un'arma. Una figura compare sulla soglia. Mark non riesce a vederla bene perché il fumo l'avvolge completamente. Quando riesce di nuovo a distinguere qualcosa, Mark vede la sagoma di un uomo alto e muscoloso, con un'aria che non promette nulla di buono. «Attento!» urla Long Jake mentre lo sconosciuto avanza rapidamente con in mano un fucile pronto a sparare. Guidato solamente dal suo istinto, Mark imbraccia l'arma e preme il grilletto. Contemporaneamente la deflagrazione dell'arma avversaria illumina l'interno del negozio e la scarica di piombo lo colpisce alla spalla destra. Fortunatamente la ferita è superficiale, ma il nemico di Mark non è altrettanto fortunato. La sua mira infallibile ha fatto un'altra vittima. «Dobbiamo uscire!» urla Mark, girandosi verso Long Jake, ma non riesce a finire la frase. Il corpo di Long Jake è disteso sul pavimento in una pozzanghera di sangue. Mark prende la cassetta del pronto soccorso e si avvicina per medicarlo, ma è troppo tardi. Un proiettile lo ha colpito in pieno torace e ormai non può più fare nulla per il suo amico. «Stai attento alla strada!» urla la ragazza mentre fruga nelle tasche dell'uccisore di Long Jake. «Il bell'imbusto che hai appena sistemato ha degli amici che non vanno tanto per il sottile. Presto si chiederanno cosa sta succedendo e verranno a controllare.» La ragazza infila in tasca alcuni caricatori, imbraccia il fucile e con un veloce gesto lo ricarica, mentre si dirige verso la porta.
Da un cumulo di macerie davanti all'edificio sbucano tre banditi che avanzano circospetti verso la porta. Corri verso l'auto! Io ti copro le spalle! Con un gesto d'intesa, Mark si prepara ad uscire allo scoperto. Appena lo vedono, i banditi si fermano e cominciano a sparare, ma vengono colti alla sprovvista dalla ragazza, che apre immediatamente il fuoco. Mark raggiunge la Spider e accende il motore, facendo cenno alla ragazza di saltare su. Appena è a bordo, preme a tavoletta l'acceleratore, ma... dannazione, qualcosa non va! Le ruote posteriori alzano un'enorme nuvola di polvere e sassi, ma l'auto non si muove. Anzi... la parte posteriore comincia a sbandare e Mark teme di perdere il controllo del veicolo. Improvvisamente gli pneumatici fanno presa sull'asfalto e con un rumore incredibile, Mark e la ragazza si allontanano da Sherman a tutta velocità. Vedendo la città diventare sempre più piccola nello specchietto retrovisore e ripensando agli ultimi avvenimenti e soprattutto alla morte di Long Jake, Mark è sconvolto. «Li conosci quei tizi?» chiede Mark nella speranza di capire meglio la situazione. «Come no, anche se non me li sono scelti io come amici.» I due stanno percorrendo la superstrada verso McKinney a tutta velocità, mentre la ragazza racconta gli avvenimenti che hanno portato al loro incontro. «Mi chiamo Kate Norton, vengo da Kansas City. Sono una delle poche fortunate riuscite a sopravvivere in quella città dopo il disastro. Un mese fa, il mio gruppo è stato attaccato e completamente distrutto da una banda di malviventi conosciuti con il nome di Lions. Il loro capo, un certo Mad Dog Michigan, aveva delle strane idee su di me e per questo mi ha risparmiato la vita. Prima del giorno X, Mad Dog era un super agente della Chaos ed era riuscito a fuggire dal penitenziario di massima sicurezza di Pontiac, vicino a Detroit. Anche la maggior parte degli altri banditi erano membri di quell'organizzazione criminale e adesso erano diretti verso la zona militare di Fort Hood, nei pressi di Killeen, l'arsenale più fornito di tutti gli Stati Uniti. Spera di trovare armi e munizioni sufficienti per riorganizzare i gruppi della Chaos che controllano le altre città lungo la costa orientale. Con un esercito ben equipaggiato riuscirà a impadronirsi del resto del paese. 3 giorni fa, i Lions sono arrivati ad Oklahoma City, affamati e stanchi. Mad Dog allora ha deciso di fermarsi e setacciare l'intera zona. Fino a quel momento avevo sempre avuto un paio di guardie alle costole, ma la ricerca di cibo e provviste richiedeva gran parte degli uomini. È stato allora che sono riuscita a scappare dopo aver rubato una moto. Ormai pensavo di avercela fatta, ma mi sbagliavo. Sono rimasta senza benzina a nord di Sherman e così ho dovuto buttarla in un fosso. Ho incontrato il tuo amico stamattina, quando è entrato in città. Aveva appena finito di raccontarmi di te, della tua gente, dei vostri progetti, quando quei maledetti sono arrivati. Sono sicura che Mad Dog li ha sguinzagliati per ritrovarmi. Kate si ferma per asciugarsi le lacrime che le rigano il viso. Un viso che ha colpito Mark fin dal primo momento che l'ha vista. Mi dispiace per quello che è successo a Long Jake. È tutta colpa mia. La colpa non è tua. Ora è tutto finito. Tra poco arriveremo alla base GD1 e da lì partiremo subito per Big Spring. Tra un po' Mad Dog e i suoi uomini non saranno altro che un brutto ricordo. Lo spero proprio, Mark. Certo che sarà così. Killeen si trova a sud e noi andremo a ovest. Tra noi e loro ci saranno molte miglia di distanza. Lo spero proprio. Ma la voce titubante di Kate tradisce una forte emozione. Però c'è un'altra cosa che dovresti sapere. Cosa? Il tizio che hai ucciso nel negozio. Quello che ha ammazzato Long Jake. Si chiama Stinger. E allora? Era il fratello di Mad Dog Michigan. Quando gli altri gli racconteranno cos'è successo a suo fratello... ti assicuro che Mad Dog ci inseguirà fino in capo al mondo. Quel tipo è uno psicopatico, credimi. Lo conosco bene. E non si fermerà davanti a nulla pur di fartela pagare. Il panorama familiare di McKinney si profila all'orizzonte. Mark non vede l'ora di ritornare alla base per avvisare il resto del gruppo dei pericoli che gli aspettano a nord. Il ritorno di Mark crea molta confusione.
Tutti sono sconvolti dalla notizia della morte di Long Jake e molti sono delusi dal fatto che Mark non è riuscito a recuperare i fucili e le munizioni che il suo povero amico era riuscito a trovare. Sono comunque molto contenti di vederlo sano e salvo e anche se la presenza della ragazza può aumentare le possibilità di un attacco da parte di Mad Dog Michigan, accolgono la giovane Kate calorosamente. Ed è appunto per questa ragione che decidono di partire subito per il lungo viaggio verso ovest. In poco tempo i bagagli vengono caricati ed il gruppo è pronto per partire. Devono assolutamente far saltare il ranch. Questo è l'unico modo per distruggere le poche scorte che non potranno portare con loro, perché non cadano nelle mani di Mad Dog Michigan oppure in quelle delle sanguinarie bande cittadine di Dallas o Fort Worth. Mark si lascia alle spalle il ranch completamente in fiamme e si mette alla testa del convoglio, diretto verso Denton. In quella cittadina spera di imboccare l'autostrada 35 e percorrerla in direzione sud, per poi imboccare la 20 verso Big Spring. A pochi chilometri da Denton, Mark fa fermare il convoglio perché preferisce andare avanti da solo e controllare che la città sia disabitata e che l'autostrada sia priva di ostacoli. Mark arriva in cima ad un'altura che sovrasta le rovine di Denton. Il luogo gli è familiare. In questi ultimi mesi ha sostato qua parecchie volte durante i suoi giri di pattuglia. Da qui poteva vedere un'area molto estesa, in modo da controllare che la città non venisse impiegata come base dalle bande che stavano saccheggiando McKinney. Tutto sembra tranquillo e sotto controllo, ma un sesto senso suggerisce a Mark che c'è qualcosa di pericoloso in agguato. Mark rabbrividisce al solo pensiero di dover perlustrare le rovine della città. Non sarebbe molto piacevole scoprire che questo cupo presentimento non è altro che la pura realtà. Purtroppo Mark deve andare avanti, deve accertarsi che il convoglio possa raggiungere con tutta sicurezza l'autostrada. Mark procede con molta cautela mentre esamina mentalmente tutte le possibilità. Decide di prendere il binocolo dal suo zaino e inizia a scrutare l'orizzonte attraverso le potenti lenti. Ma non c'è nulla che gli confermi i suoi brutti presentimenti. Grovigli di sterpi trascinati da un vento incessante ed un caldo opprimente sono le uniche cose che ormai contraddistinguono la desolata Denton. Ma improvvisamente Mark nota qualcosa che attira la sua attenzione all'imboccatura di un vicolo sulla strada principale. Esso non crede ai suoi occhi. È il fumo grigio e denso che proviene dal tubo di scappamento di una moto. Mark decide immediatamente di ritornare dai suoi amici per avvisarli del pericolo. Raggiunto il resto del gruppo, zio Jonas lo avverte che un'enorme nuvola di polvere è stata avvistata verso nord, subito dopo la sua partenza per Denton. A giudicare dalla velocità impiegata ad attraversare il tratto di orizzonte visibile, sospetta che si tratti di una nutrita banda di motociclisti. «Ci conviene evitare Denton, prendendo una strada diretta a sud-ovest!» borbotta, indicando una rotta alternativa su una cartina vecchia e lacera distesa sul cofano della Spider. «Non si sa mai! È meglio evitare i tizi come gli Yankees che hai incontrato a Sherman!» Mark guarda l'orizzonte con aria preoccupata, annuendo. «Vai avanti tu, Mark!» continua zio Jonas, mentre ripiega la cartina e si appresta a comunicare la variazione di tragitto a Cutter e agli altri. Il gruppo è tutto nervoso. Questo imprevisto non ci voleva. Ma devono andare avanti e quando tutti sono pronti, Mark accende il motore e inizia a condurre il convoglio in direzione sud-ovest, verso una depressione isolata e squallida, che un tempo ospitava il lago Lewisville. Il viaggio verso il lago Lewisville procede lentamente. La strada è particolarmente dissestata, ma non ci sono molte altre alternative se si vuole evitare Denton. Finalmente il lago prosciugato appare in lontananza. Mark si rende conto subito che attraversarlo significa diventare un facile bersaglio per chiunque si trovi ai bordi del lago stesso. Deve far attraversare il lago nel minor tempo possibile. La depressione è piena di rottami di vecchie auto ed elettrodomestici arrugginiti. In mezzo a questi cumuli di spazzatura, Mark riesce a intravedere delle piste accidentate. La corriera e l'autocisterna sono a pieno carico e devono procedere a passo d'uomo se non vogliono correre il rischio di distruggere gli pneumatici o le sospensioni. Nemmeno Mark può correre. Deve restare nei pressi del convoglio per intervenire in caso di guasto o di un'imboscata.
Il gruppo impiega 2 ore per percorrere solo 2 miglia. Finalmente, raggiunta la riva opposta del lago, viaggiano ancora per mezz'ora ed infine decidono di fermarsi per una sosta. Si intravedono i resti di una strada asfaltata diretta verso ovest e Cutter Jacks, che prima del giorno X viveva a poche miglia dal lago Lewisville, la riconosce subito. È la superstrada 407. Questa ci riporterà nella direzione giusta. Se la percorriamo tutta, arriviamo sull'autostrada 35 in meno di un'ora. Una ventina di minuti più tardi all'orizzonte, Mark riesce a distinguere l'autostrada 35. Le sue strutture di cemento armato sono diventate completamente bianche sotto il sole implacabile. La strada che Mark sta percorrendo ci passa sotto e in lontananza vede una rampa di accesso sulla destra. Poco più avanti c'è una deviazione che porta verso le rovine di un edificio che un tempo era molto prestigioso, la North Texas State University. Ed è in quel momento che Mark propone di voler perlustrare la zona universitaria. «Va bene, vale la pena di darci un'occhiata!» concorda zio Jonas, mentre Mark gli spiega che ha intenzione di perlustrare la zona universitaria prima che il convoglio si diriga verso sud. «Vedi se riesci a trovare dei fogli di politene! Potremo averne bisogno quando dovremo attraversare il deserto! Ti aspettiamo qui, Mark, e teniamo gli occhi bene aperti! Se ti trovi in difficoltà, fai un fischio!» Mark si dirige velocemente verso il centro della zona universitaria e cerca la facoltà di chimica. La maggior parte degli edifici sono bruciacchiati e ridotti a cumuli di macerie. Quello che potrebbe servire si trova sotto metri di rovine, oppure è già stato saccheggiato mesi fa dalle bande cittadine. Mark riesce ad intravedere una scritta. È proprio l'entrata dell'edificio che stava cercando. Fortunatamente l'edificio meglio conservato di tutti e forse si può sperare di trovare ciò che potrebbe garantire la sopravvivenza dei suoi compagni. I passi di Mark rimbombano lungo i corridoi polverosi e bui mentre scende nei magazzini sotterranei, ma presto rimane deluso perché non riesce a trovare nulla di veramente utile. Mark non si dà per vinto e decide di continuare le ricerche. Dopo aver attraversato quasi tutti i magazzini, entra nell'ultima stanza, dove trova 2 oggetti che attirano la sua attenzione. Un'enorme cassa di legno, che è evidentemente sfuggita all'attenzione delle bande che hanno saccheggiato il luogo, e una porta blindata sulla parete di fronte. Mark non deve fare fatica per aprire la cassa, perché il legno marcio del coperchio si frantuma appena lo sfiora. Dentro ci sono centinaia di piccoli contenitori cubici di plastica raggruppati in pacchi da 12 e il tutto è sigillato da un grande foglio di politene. È il materiale che suo zio cercava da un sacco di tempo. Con l'aiuto del coltello taglia l'involucro e lo arrotola per bene, legandolo poi sopra lo zaino. Ne avranno sicuramente bisogno in futuro. Poi Mark dà un'occhiata alle etichette bianche e blu dei contenitori e vede scritte 4 lettere. N maiuscola, A minuscola, C maiuscola, L minuscola. Ora ricorda, queste lettere sono il simbolo chimico del cloruro di sodio, il sale comune. Ha scoperto per caso un'enorme scorta di una sostanza che sta diventando ogni giorno sempre più rara e che è di vitale importanza per la sopravvivenza del gruppo. Esultante di gioia, Mark inizia a rovistare dentro la cassa. Ma prima di allontanarsi dal seminterrato, decide di ispezionare la porta d'acciaio. La pesante porta d'acciaio sembra essere chiusa da un dispositivo elettronico. Forse è rimasto bloccato dopo l'interruzione del circuito elettrico, ma appena sfiora la tastiera digitale, vede illuminarsi un display a cristalli liquidi. Dopo alcuni secondi compaiono 11 numeri disposti in 3 righe, 4 nella riga superiore, 4 nella seconda e 3 nella terza. Mark studia attentamente la disposizione dei numeri. Molto probabilmente si tratta di un codice e se Mark scopre il numero mancante esatto, riuscirà a sbloccare la serratura. Se vuoi cercare di indovinare il codice, metti in pausa il video. Quando sei convinto di sapere la soluzione, rimetti pure play e scopri se la tua risposta era esatta.
Appena Mark digita il numero 20 sulla tastiera, sente un rumore secco e la porta d'acciaio si apre verso l'interno. Davanti ai suoi occhi ha un'enorme camera blindata piena di scaffali. Mark sorride soddisfatto. È riuscito a scoprire il codice di apertura delle porte blindate dell'università. Infatti, il numero dell'ultima colonna è il risultato della somma dei numeri delle prime due colonne meno il numero della terza colonna. Il contenuto di questa stanza lo incuriosisce e comincia ad ispezionare gli scaffali polverosi. Le uniche cose che riesce a trovare sono documenti di esperimenti ormai dimenticati e piccole quantità di metalli che molto tempo fa erano considerati preziosi. Oro, platino, argento e titanio. Mark continua a cercare scrupolosamente e finalmente trova tre oggetti che potrebbero essere molto utili. Un contatore Geiger, un altimetro, una tuta antiradiazione. Mark desidera tenere questi oggetti, dopodiché si allontana dalla stanza blindata e ritorna verso il convoglio. Piegato sotto il peso del suo equipaggiamento e di oltre 20 kg di plastica sulle spalle, ritorna lentamente verso il convoglio. Non appena lo vedono uscire dalla zona universitaria barcollante e semi nascosto sotto la montagna di oggetti che è riuscito a recuperare, i membri del gruppo scoppiano in una fragorosa risata. Cutter Jax e zio Jonas gli vengono incontro per aiutarlo e a fatica riescono a non prenderlo in giro. Ma quando vedono che cosa sta portando, rimangono a bocca aperta. La notizia si sparge velocemente e adesso tutti vogliono avvicinarsi e congratularsi con lui. Mark decide di tenere una confezione di sale e dopo aver caricato il suo prezioso bottino sul bagagliaio della corriera, Mark sale in macchina e apre la marcia al convoglio in direzione sud, lungo l'autostrada 35. Il gruppo non incontra grosse difficoltà lungo questo tratto dell'autostrada 35. Gran parte dei rotami che intralciavano il percorso verso Fort Worth si trovano ora accatastati lungo i bordi della strada. I sopravvissuti, organizzati in bande, da tempo hanno provveduto a recuperare le parti riciclabili. Mentre il gruppo si avvicina alla periferia di Fort Worth, Mark nota che i mucchi di rotami e le carcasse di auto arrugginite aumentano. Ciò aumenta la possibilità di imboscate e spinge Mark ad essere più attento nei confronti di tutto ciò che potrebbe costituire una possibile minaccia per il convoglio. Alla sua sinistra Mark vede in lontananza gli edifici diroccati del centro di Dallas, accanto ai quali si innalza un enorme cratere. Le torri di vetro a specchio e d'acciaio, un tempo vanto della città, ora non sono altro che ammassi di macerie nere, simili a cumuli di ossa carbonizzate. È una scena veramente raccapricciante. Alla periferia di Fort Worth, Mark decide di abbandonare l'autostrada 35 e seguire un percorso più sicuro che gli eviterà di entrare in città. Il gruppo percorre la dissestata superstrada 820, dalla quale poi è possibile raggiungere l'autostrada verso Jacksboro. Ma prima, per ricollegarsi con l'autostrada 20 che gli porterà direttamente a Big Spring, il gruppo deve superare un altro ostacolo, il fiume Trinity. Mark esamina attentamente la carta stradale. Ci sono due luoghi dove il convoglio potrebbe attraversare il fiume e tutti e due sono molto vicini. A circa 2 miglia da dove si trovano adesso, sulla superstrada 820, c'è un ponte sul lago Worth, mentre 2 miglia più a nord, vicino ad un posto chiamato Lakeside Village, possono trovarne un altro. Ora tocca a te a scegliere il destino di Mark Phoenix. Cosa dovrebbe fare il gruppo? Controllare il ponte nei pressi di Lakeside Village o cercare di attraversare il fiume Trinity nei pressi del lago Worth? Osserva la mappa e prendi la tua decisione. Sarai tu a scegliere il destino di Mark Phoenix con un commento sotto al video. La decisione che prenderà più voti verrà raccontata lunedì prossimo, nel terzo episodio di Guerrieri della Strada.